Alle 23 di ieri sera, tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidate dal capitano Paolo Cristinziano, sono uscite dalla caserma di Sala Consilina e hanno avviato la serie di controlli sul rispetto del coprifuoco sul territorio. Altre pattuglie delle varie stazioni hanno verificato in altri paesi del Vallo di Diano la medesima cosa. Nessuna missione per reprimere eventuali sgarri all'orario, ma soprattutto una missione, se così possiamo chiamarla, di controllo e chiarimento con i cittadini. Pochi minuti dopo l'uscita dalla caserma, le tre auto, con il capitano in testa e il maresciallo Erio Proprato, guida della Liquida Radiomobile, si sono posizionati in uno dei bivi di solito più frequentati di venerdì sera nel Vallo di Diano, quello della frazione di Trinità Sala Consilina. I controlli durano per circa un'ora e mezza, le auto, non tante, vengono controllate con estrema tranquillità e chi è sprovvisto di autocertificazione per essere in circolazione dopo le 23, così come deciso dal governatore Vincenzo De Luca, viene supportato nel compilarla. I militari spiegano il perché dei controlli e del coprifuoco. Di gente in giro, occorre dire, ce n'è davvero poca per essere un venerdì sera nel Vallo di Diano. Anche i locali storici del territorio, quelli che intorno a mezzanotte dei giorni del fine settimana ospitano centinaia di persone, sono chiusi, alcuni anche ben prima delle 23. Tra le persone fermate al posto di blocco dei carabinieri ci sono infermieri dal ritorno dal lavoro, famiglie che tornano verso casa, lavoratori di alcune attività che avevano appena chiuso. I controlli sono rari perché le auto sono davvero poche in circolazione. Poco dopo mezzanotte i carabinieri tolgono il posto di blocco e continuano anche le attività di routine di controllo del territorio. Ricordiamo che ci sono stati alcuni furti le sere precedenti, allora anche l'ordinario va tenuto sotto verifica da chi infrange il coprifuoco a chi compie reati. Una notte di controlli ad ampio raggio quindi per i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che si è conclusa con nessun verbale ma tanti confronti con i cittadini.